Buongiorno, sono appena tornata a casa proprio in questo momento, infatti non ho ancora tolto i jeans, tolto le scarpe, niente, però voglio raccontarvi delle cose. Che sonno. Sono ancora un po' distrutta da questa giornata scolastica, anche se è andata molto bene secondo me. Ora vi racconto com'è andata. Oggi avevo interrogazione, no aspettate, diciamoli in ordine. Oggi avevo a prima ora compito di fisica, a seconda ora matematica e io pensavo che interrogasse, in realtà ha chiamato alla lavagna, però non penso metta vuoto, però a me non ha chiamato. Poi terza ora interrogazione di italiano su tutto verga, quarta ora inglese c'era la possibilità che interrogasse, quinta ora arte, dovevamo fare compito, però per fortuna abbiamo saputo tipo qualche giorno fa che è stato spostato, quindi almeno questa. Anche su Instagram ve l'ho detto che era una giornata super piena quella di oggi, infatti non avevo molto mood. Anche ieri ero un po' tristina, non tristina, però capito, un po' tipo stressatina, capito? Mentre sistemo la stanza, devo dire che anzi è andata bene. Cioè, il compito di fisica, allora io non sono molto brava in fisica, voi già lo sapete, e ogni volta nei compiti di fisica prendo voti bassi. Secondo me, questo è andato bene, e secondo me è stato fatto di proposito un compito più semplice, o almeno così mi è sembrato, perché comunque era semplice, erano gli stessi esercizi che avevamo fatto in classe. Con qualche piccola differenza, però apprezzo questa cosa. E magari è la volta buona che un minimo recupero questa materia, non dico tutta, però un minimo. Poi di matematica in realtà non ha interrogato, appunto ha fatto fare degli esercizi alla lavagna, e invece di italiano. Allora, io avevo studiato bene anche, devo dire, quindi avevo studiato sia per il compito, perché abbiamo fatto tipo settimana scorsa un compito, sempre su Verga. Ieri ho ripassato abbastanza bene, anche se potevo ripassare di più, 9,5. Io vi giuro, penso sia il primo 9,5 che prendo con questa professoressa in generale, primo 9,5 di italiano. E a me piace italiano come materia, però poi ogni volta, per una cosa o per un'altra, prendevo sempre meno di 9,5. Cioè prendevo sempre meno di 9, capito? Quindi sono felice. I miei compagni vi voglio bene perché hanno insistito, perché mi mettesse 9,5 e non tipo 9, non so quanto volesse mettermi lei, però loro hanno insistito per far aumentare il voto. Vi amo. Domani inoltre abbiamo assemblea. Questa è una cosa molto positiva perché da quando c'è il Covid le assemblee si fanno a distanza. Questo significa che ti hanno un link, tu ti colleghi a questo link e ti ascolti l'assemblea da casa. Oggi comunque ho messo questi jeans, essendo che mi stavano grandi, ho messo questo filo tipo per tirarli da dietro. Sono troppo intelligente per questo mondo. L'ho visto su TikTok. Mentre piego i pantaloni, vi dico che lo sponsor di questo video è Elmes, che come vedete è scritto nella mia maglia. Adesso vi faccio vedere le cose che mi hanno inviato e parto con questa felpa che ho indossato oggi per la prima volta. Bellissima, io vi lascio chiaramente il link in descrizione. Qua ha anche le tasche, quindi comoda. E poi all'interno ha tipo il pelino, quindi è super calda. Se cercate le felpe super calde con il cappuccio, un po' stile oversize, ve la consiglio. Di questa felpa ci sono altre colorazioni, ma questa qui secondo me è la più figa, almeno per me, per come sta a me, come armocromia, eccetera. Ma vediamo cosa mi hanno inviato oltre a questo. Qui c'è l'ordine e devo dire che la spedizione è stata super veloce e loro sono gentilissimi. Qua c'è praticamente tipo il link del sito. All'interno di questo sacchetto c'era la mia felpa. Mi hanno inviato una tote bag di Elmes, che adesso vediamo, e altri tre dei loro capi. Questa felpa è 100% cotone, infatti la qualità dei loro prodotti è altissima. Oltre alla felpa mi hanno inviato anche questa maglia, che vabbè, si descrive da sola. D'estate mi vedrete indossare solo questa, tipo nei momenti no, nei giorni no. E di questa mi hanno inviato una M, perché gli ho detto che preferisco le cose oversize. Comunque questo qui è il logo. Guardate che bella, mi piace perché è bella larga. Io ho preso la M, però come vedete, cioè non è grande, è proprio larga come modello, quindi top come piacciono a me. E poi vabbè, bellissima, mood, assolutamente mood. E anche di questa, se non sbaglio, c'erano varie colorazioni, ma in generale sul sito di Elmes trovate un sacco di design di varie t-shirt, tutti ideati da loro, tutti originali. Quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata se volete qualche t-shirt un po' più particolare e non sempre le solite che si vedono in giro. Un'altra t-shirt che mi hanno inviato, questa la amo, infatti l'ho scelta io. È così semplice con il logo Elmes tutto viola. Molto basic, semplice però super bella. Elmes super approvato, mi vedrete indosso questi capi spessissimo. E poi infine questa felpa corta tipo crop top, bellissima, di questo color sabbia, sempre con il logo Elmes. In realtà non è neanche troppo crop top, semplicemente non è oversize. Anche questa è 100% cotone, il color sabbia. Devo dire che secondo me su di me ci sta molto bene, anche perché io ho pure questi colori chiari. Ditemi voi cosa ne pensate. E nulla. E in regalo c'era anche la tote bag, bellissima. Questa qui la userò tantissimo perché io le tote bag le amo, sono la salvezza. Ma adesso andiamo a prendere perché mi hanno chiamato i miei. Vediamo cosa ci offre la casa. Cos'è? A me non so se mi piace questa pasta. Mi piace patate. Dimmi cos'è. Pinocchietto selvatico, eh? Perché c'è un cucchiaio? Cipolletta e patate. Buono. Così da un momento all'altro mi sono ricordata che mentre pranzavo, scusate adesso ci sarà buio, ma che mentre pranzavamo
ha suonato un corriere, ma io non sono, cioè, per una cosa che mi è arrivata a me, ma io non sono andata minimamente a vedere cosa mi fosse arrivato. Non ricordavo di stare aspettando qualcosa, scusate l'eco che c'è nella scala. Comunque, non ricordavo. Allora, io ormai sono bravissima a distinguere le cose. Quindi secondo me è Shane. E credo proprio che siano dei trucchi. Quindi se io vado ad aprire questa scatola, poi vi dico solo se sono i trucchi o no, perché non ve lo posso far vedere, perché poi è per un'altra cosa che vedrete in futuro. E dopo mi bevo il caffè, perché altrimenti non inizio. In tutto ciò è stratardi, perché sono le 4:30. Io di solito, considerate che non mi prendo assolutamente tutto questo tempo dopo pranzo. Anzi, oggi mi sono presa questo tempo in più perché, uno, abbiamo pranzato tardi. Due, domani ho assemblea di istituto, come vi ho detto, quindi non ho compiti. Sono loro? Sì, sono loro. È arrivato il momento, proprio all'orario indecente delle 5, di fare il caffettino. Io devo diventare una influencer di caffè, quindi se fate caffè chiamatemi, perché sarei la migliore persona per sponsorizzarli, perché io, per me, sono la fonte di vita. Appena vado a vivere sola voglio la macchinetta e il caffè come quella di Pamela Paolini. Sfigatella in questi giorni. Cosa è successo? Avevo registrato, probabilmente non mi si vede, il video del primo allenamento, ok? Quindi mi ero allenata per la prima volta, la prima volta ufficiale. Chiaramente avevo registrato il video. Passano 2 giorni, forse qualcosa in più, e io dovevo editarlo questo video. Non guardate i miei capelli. Dovevo editarlo. Cerco le clip nella macchina fotografica, le clip non c'erano più. Le clip sono scomparse. Allora, io ho provato a recuperarle, ho provato a capire cosa fosse successo, però non ci sono riuscita. Ho pure scaricato un'applicazione, ho pure fatto un abbonamento per vedere se in questo modo si poteva. Non sono riuscita assolutamente a recuperare queste clip. Inesistenti. Nel computer non figuravano. Nella macchina fotografica non mi faceva vedere l'anteprima, quindi era come se non figurassero neanche lì. Mi ha messo un sacco giù di morale qualche giorno fa questa cosa, perché per quel video lì avevo delle scadenze. All'interno del video c'era una parte dove c'era una collaborazione che avevo registrato ed ero fierissima di come fossero riuscite tutte le clip. Ero super fiera di quel video. È scomparso. E quindi lo registro oggi. Quindi adesso vado a fare sport. Bevuto il caffè. Già mi sento la voglia di vivere che ritorna in me. Nella prossima clip vedrete quanto sono forte. Ok. Ok, probabilmente mi sta sanguinando la mano. Ho 3.000 borracce. E mi ostino a bere da queste bottiglione bruttissime. Ogni volta dico, no, questa borraccia che mi è arrivata la userò tantissimo. La uso tipo per una settimana con tutte le buone intenzioni del mondo e poi appena si svuota, per noia, ripasso a questa. Ma sapete perché anche? Perché io non sono sicura che l'acqua sia potabile, quella di qua. Non sono sicura di poter bere l'acqua del rubinetto, anzi sono abbastanza sicura di non poterlo fare. E quindi ogni volta dico, sì vabbè, devo comunque aprire la bottiglia per riempire la borraccia. In realtà me l'hanno detto da relativamente poco che quell'acqua lì non si può bere. Prima la bevevo, non mi è mai successo nulla. Scusate la mia faccia. Scusate, ho finito di fare l'allenamento, adesso spuntiamo la to-do list di oggi e dopo ci andiamo a struccare insieme. E nulla, vi dico che ore sono, sto anche guardando una live, sono già le 7. Oggi proprio mi sono presa la giornata per registrare tutte queste cose che dovevo registrare da tempo e ancora devo continuare perché non ho finito. Ma vi giuro, la settimana precedente, tutti i giorni che sono preceduti al giorno di oggi, è stata critica, vi giuro, mi ha messo in difficoltà. I video che mi si eliminavano, le cose che non mi andavano bene, la gente che non mi rispondeva, le persone che mi facevano impazzire. È stata critica, quindi si sono accumulate tante cose che dovevo fare, ma che non potevo fare per mancanza di tempo, perché le cose che avevo fatto le dovevo rifare, perché no. E quindi oggi proprio così me la sono presa. E domani stessa cosa, tryhard. Io ho messo quest'altra felpa di Hermes, perché avevo cambiato l'outfit per fare il video dello sport, poi appena mi sono rivestita ho voluto mettere questa, perché boh, mi ispira molto comfortable, momento serale, così, bellissima, strabella. E adesso guardo questa diretta, cerco di collegare le cuffiette perché non riesco a collegarle, e mentre vado a spuntare la mia to-do list, e poi se riesco inizio anche ad editare il video dove mi alleno. E mentre mangio anche il Kit Kat, so che è la cosa meno logica del mondo, prima allenarsi e poi mangiare tipo non so quante calorie di Kit Kat, però lo farò. Prima o poi, meglio prima che poi, e capirò che devo anche gestire l'alimentazione per fare sport e non soltanto allenarmi. Questi qua me li aveva inviati American Uncle tempo fa. Sapete già il codice, se non lo sapete è sempre in descrizione il codice per 5 euro di sconto su American Uncle, ma già lo sapete, è sempre lì. Buono. Buonissimo. Questo qui era il momento dove spuntavo la mia to-do list e mi rendevo conto di aver fatto un quarto delle cose che dovevo fare. E qui invece stavo editando il video che avete visto del mio primo allenamento, ve lo lascio linkato nelle schede.
Che si mangia? La frittata con cosa? Bianca? Sale? Di solito mangiamo cose più gustose, però oggi è a dieta. Sto registrando, Pino, fai vedere come tagli il prezzemolo. Si chiama prezzemolo? Si chiama coriandolo? Il coriandolo e il prezzemolo non sono la stessa cosa? Pium. La mamma mi ha dato il compito di fare Chiari. Comunque stavo finendo di editare il video, quello lì dell'allenamento, oltre a ciò adesso ce n'è ru, dopo mentre ci strucchiamo, scusate l'eco, ma nei bagni c'è eco, ma non so perché, dopo mentre ci strucchiamo vi parlo di una cosa, non troppo felice, però ve ne parlo. La felicità, Se la abbiamo iniziato bontà. a festeggiare San Giuseppe con le spine 3 giorni prima. Sì, infatti, ancora non è San Giuseppe, ma noi stiamo festeggiando San Che Giuseppe giorno da 3 giorni. abbiamo le spine? Faccio una coda di nuovo, la faccio un po' più tirata così che i capelli non mi vadano davanti al viso mentre metto il sapone e lavo la faccia. E vi dico queste due cose. The first things che vi voglio dire, che è quella un po' più leggera, è la cosa del voto di oggi. Vi ho parlato del mio 9 e mezzo. Non mi ricordo se ve ne ho parlato in maniera tipo super felice e più contenta o tipo normale. Tipo, del tipo, che bello, mi ha messo 9 e mezzo, fine. Però dovete sapere che il mio sentimento verso questo 9 e mezzo è: che bello, mi ha messo 9 e mezzo, virgola, non me ne frega niente dei voti, mi piace, cioè sono felice che il mio studio sia stato premiato, ma non mi interessa. Anche quando la prof stava scegliendo i voti con i compagni, io non ho mai contestato il voto in sé, ma sempre il modo di applicarlo. Cioè, magari lei mi ha consigliato di modificare il modo in cui espongo le cose in un determinato modo, io ho contestato il modo in cui lei mi ha contestato. Cioè, vi voglio dire che io non sono completamente legata ai voti, e quindi, come quando prendo voti brutti, tipo 4, tipo 3, tipo 5, che capita a tutti di prenderli, a me specialmente, allo stesso modo, quando vi dico che appunto prendo questi brutti voti, e questi brutti voti non devono toccarvi perché non sono cose che davvero vi descrivono come persone, che davvero descrivono l'impegno che ci avete messo, eccetera, eccetera, stessa identica cosa vale per il 9,5. Quindi questo 9,5 sì, bello c'è, però assolutamente non ha cambiato il mio mood di oggi, non mi ha reso più felice, non mi ha reso più triste. Sono soddisfatta che il mio impegno sia stato premiato, però come era 9,5, era 8, era 7, era non lo so, per me andava bene, ok? Nulla. Questo qua solo per dirvi che non dovete legarvi ai voti, ma soprattutto quando decidete di non legarvi più ai voti, se non date peso ai voti brutti, non dovete darlo neanche ai voti belli, ok? Anche per una questione mentale. Comunque, la seconda cosa invece che voglio dirvi è un attimo più delicata. Mi vado a lavare la fascia con questo Sebuni. È uno struccante che avevo preso su YS Style tempo fa. Mi sto trovando benissimo in cleanser. Questa cosa di cui voglio parlarvi, niente, la sapete già. Tutto ciò che sta succedendo in Ucraina. Mi sembra anche conoscete già la situazione, molti di voi magari saranno informati. La mia paura in questi giorni è che passi in sordina. Cioè, scusatemi la mia faccia in questo momento, però vi voglio dire cosa intendo. Intendo che c'è stato il periodo del boom dell'informazione di Russia e Ucraina, che tutti ne parlavano, e adesso invece mi sembra che anche dai social sia un po' scomparso questo argomento. Io ve ne parlavo ogni tanto soltanto per magari comunicarvi qualche iniziativa che poteva aiutare la popolazione ucraina, o in generale dei messaggi che mi ha inviato una ragazza che sta in Ucraina, che io conosco, con cui ho lavorato tempo fa per tantissimi progetti, che sta lì. Infatti ci sentiamo ogni tanto perché io ho l'ansia, veramente io ho l'ansia. Voglio dirvi che se io non ne parlo ogni giorno, non è perché io non mi informi ogni giorno riguardo a ciò che sta succedendo, ma è perché non è il mio settore e non sono competente abbastanza per scendere nei dettagli senza appunto mistificare a mia volta. Non sono assolutamente indifferente alla situazione. Vi ho detto appunto che conosco questa ragazza che sta lì, ma conosco anche tante persone che seguo sui social più che altro, che hanno famiglie in Ucraina e al momento sono proprio buttate tantissimo giù di morale, perché pensa sapere che la tua famiglia è in una situazione di guerra, in una situazione in cui ogni giorno bombardano, ogni giorno persone muoiono. Penso come ti puoi sentire, quindi io, per farvi capire, conosco questa ragazza soltanto tramite cellulare. Adesso io come se la sento un po' più vicina rispetto a prima, però prima di tutto questo inizio, eccetera, non parlavamo mai di cose interpersonali, cioè era sempre un rapporto lavorativo. A me è sempre stata simpatica questa ragazza perché è un amore, vi giuro. Mi ha sopportato in 3.000 problemi che davo per le collaborazioni, che perdevo tempo, oppure che magari pretendevo. Mi ha davvero seguito, diciamo,
diciamo, durante gli ultimi mesi. L'ho anche nominata in dei video. C'era una persona che ormai da mesi faceva parte della mia sfera lavorativa sicuramente. E quindi non eravamo comunque amiche, non siamo amiche, se così si può dire. Però io il pensiero ce l'ho lì. Cioè, oggi ho sentito che hanno bombardato una città e io so che lei sta al momento in quella determinata città. Sono sbiancata, le ho scritto, la prima cosa che ho fatto le ho scritto. E non siamo amiche, non siamo persone che si sono mai viste, non siamo familiari. Io neanche voglio immaginare come stanno le persone che sono legate da un rapporto ancora più stretto alla gente che sta in Ucraina. E quindi se avete delle persone accanto a voi che hanno famiglie in Ucraina, in questo momento sono un po' giù, stateci accanto, supportateli, perché stanno passando un periodo difficilissimo, probabilmente il periodo più difficile della loro vita. Stare in pensiero per qualcuno, magari non ricevere notizie per ore, pensare alla peggiore delle ipotesi, è terribile. Quindi nulla, volevo dirvi questo, volevo dirvi di informarvi ogni giorno, di seguire magari i telegiornali, di vedere un po' le notizie dalla gente più competente, e che io non sono indifferente a sta situa. Quindi se non ne parlo è perché non penso di avere le conoscenze sufficienti per parlarne, e anche perché è giusto parlare di queste cose, però chiaramente i social sono anche uno svago, per me sono il mio primo svago. Se io mi mettessi a parlare sui social soltanto delle guerre, cadrei in depressione io, in primis, ok? Perché io poi ci sono argomenti che soffro proprio, cioè ci sono ok? E quindi nulla, ve lo volevo dire. Mi sono struccato, adesso torniamo positivi, non so come, ma torneremo positivi. Mi sono struccato, ora facciamo una leggera skincare, metto il siero di The Ordinary, quello per le occhiaie, e poi pigiamino tattico. E devo finire di editare il video, mi devo anche sbrigare. È arrivato Francesco, io ho messo il pigiamino e vi saluto adesso. Mi addormenterò mentre lui cerca di farmi vedere un film, come ogni sera. Non ho ancora finito di editare il video e assolutamente non ho fatto tutte le cose che dovevo fare oggi, però sono comunque proud di ciò che abbiamo combinato today. Ringrazio ancora Elmes per avermi omaggiato i loro capi e per aver sponsorizzato questo video. Vi ricordo che voi trovate tutti i link in descrizione per i loro prodotti. E fatemi sapere soprattutto se volete altri vlog di questo tipo e se vi piacciono, perché a me piacciono molto. E noi ci vediamo al prossimo video! Kiss.